Salve a tutti ragazzi, io sono Piero Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Paper Mario, il portale millenario. Ero nel menu di pausa, non so nemmeno il perché, vediamo un pochino se sento l'audio. Tutto a posto, lo sento, perfetto. Nello scorso episodio avevamo battuto il Twomp, in realtà non l'avevamo battuto, ma l'avevamo sfidato al quizzone e avevamo vinto. Qui dietro c'è qualcosa? Ci potrebbe essere qualcosa? Ma no, ragazzi, non c'è un cazzo. Bene, noi si prosegue perché penso che qui non c'è rimasto da fa nulla. Quindi si prosegue, controllate tutte le aree, ma penso insomma che non ci sia null'altro da fare. Io vado a prendere anche il telefono. Non sto seguendo la guida, possiamo dire. Cioè, a volte sì, a volte no. Dipende, ragazzi. Se trovo qualcosa appunto che non mi torna, la seguo, se no no. Io premerei subito questo. E otteniamo la tessera multisalto eseguendo correttamente i comandi d'azione, salterà in ordine sui nemici. Ah, ho capito, ragazzi. Avevo visto anche dal trailer, se non mi ricordo male, una cosa così dove potevi saltare più volte sui nemici. Il multisalto l'abbiamo equipaggiato. Andiamo invece a sinistra, ragazzi. Perché, boh, non lo so, mi va ad andare a sinistra. E qui troviamo i batteri. Questi cazzo di nemici di merda che non ho mai capito come si chiamino. Infatti, a questo punto penso che lo scoprirò. Hanno, beh, una vita discreta, possiamo dire. Non si sa, non si capisce veramente che cazzo di nemici sono. Sono gli stordini, vabbè. Beh, non mi sembra che il multisalto abbia funzionato molto. Forse funziona solo sui nemici che si trovano in aria. Non lo so, qui vabbè, proprio tempismo de merda. Attenzione. Ah, ma pure rubato una vita, cioè. Qui ragazzi io mi sono parato due volte, il problema è che non ha funzionato molto, questo... Ah, vedete, multisalto ragazzi serve i 2 PF. Vabbè, ma li utilizziamo, in realtà abbiamo pochissimi ragazzi, pochissimi, pochissimi punti fiore per ora, vabbè. Bene, penso che l'ho sprecato totalmente questo multisalto e vabbè, raga, che vi devo dire. Beh, sta veramente puttana troia, però... Mamma mia, ragazzi. Sto veramente. What the fuck? Cioè, non capisco quando mi devo parare qui. Ma che schifo, ragazzi. Ma che cazzo sto facendo? Regà. Oh, finalmente, Dio buono. Dai, vediamo un pochino quando mi devo parare adesso. Niente, oh. È difficile proprio, eh. Non capisco quando mi devo parare. Vabbè, una bella martellata e via. Non è ancora morto, impressionante, eh? Mamma mia, raga. Bah, vabbè, raga. Sto giocando di merda, spero che sia appunto un'eccezione per oggi, perché sto giocando veramente di merda, raga. Nemmeno mi ha dato troppe monete, devo essere sincero. Vabbè, proseguiamo per questa fogna. Io qui un altro stordino, ci metto una vita ad ucciderlo, però lo devo fare, raga. Taglierò semmai, ma lo devo fare. Questo anche infilato, ci ha infilato nel buco del culo, ragazzi, una pecora, tipo, una cosa così. Ha utilizzato la pecora, ragazzi. What the fuck, sonnolina mi fa. Mi ha fatto sonnolina, ragazzi. Mi ha fatto sonnolina. Addormentamento, impossibile muoversi. Perfetto. Vabbè, finisce abbastanza in fretta l'addormentamento. Sembra almeno, visto che c'è il countdown, come vedete. Però mi attacca due volte il figlio di puttana. E si prende due delle mie vite. Beh, anche basta, devo dire, dai. What the fuck? No, attiva la musica. Cosa sta succedendo qui? Cioè, no, incredibile, ragazzi. C'è uno spettatore che mi ha aiutato. Cioè, impressionante. Devo stare attento anche perché, appunto, alcuni spettatori potrebbero lanciarmi dei sassi addosso. Mi aveva detto il professor Goombastein l'altra volta. E devo stare attento, regà. Devo stare molto attento. Qui, tra l'altro, possiamo equipaggiare velocemente, vedete, le tessere con questi comandi qui, con le freccette. Ottimo, buono a sapersi. Bene, continuiamo, vediamo un pochino. E qui c'è, ragazzi, la chiave della luna, una strana pietra a forma di luna. Dovremmo infilare chiaramente la chiave luna nell'apposito piedistallo che trovavamo all'inizio della piana dell'Iride o la piana selvaggia, io ancora non ho ben capito come si chiama questo luogo. Troviamo un altro stordino de merda. Quattro ne troviamo, raga. Mi correggo. E qui il multisalto sarebbe molto molto utile.
Ok, è andata bene questa volta, è andata piuttosto bene. Andiamo a vedere gli oggetti, ragazzi, perché io qui sinceramente utilizzerei il fuori di fuoco, sì, esatto, in modo che almeno me la tolgo subito sta battaglia, raga, perché può essere veramente fastidiosa secondo me. E benissimo, e tra l'altro saliamo pure di livello. Feste di cazzo, stordini! Madonna, raga, li chiamo batteri, che tra l'altro sono in tutti i vari Super Mario in 2D, no? Anche in Wonder mi sembra c'erano questi stordini del cazzo. Vabbè, io ho potenziato la vita l'ultima volta, a questo punto i PT che erano, ragazzi, vabbè, io potenzierei punti fiore. A questo punto andiamo in ordine. Tra l'altro guardate quanti cazzo di spettatori avevamo in questa battaglia, ben 50. E potenziamo tutto, raga. E come? I punti fiore arrivano a 10. Si sale di livello molto 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 lentamente in questo gioco, raga. C'è da dire. C'è da dire di sì. E tra l'altro io voglio pure vedere quanti oggetti ho, perché ho paura di rimanere con... No, vediamo un pochino. Borsa. Esatto, c'ho 15 oggetti su 15, raga. Cioè, quindi devo utilizzarli, altrimenti io presumo che i prossimi vengono scartati, i prossimi oggetti. Quindi insomma, stiamo attenti, stiamo molto attenti. Luoghi segreti, qui le vedete, ragazzi? Ma io non li vedo sinceramente. Possiamo procedere, andare verso destra a questo punto. Oh, venite qui, madonna, ragazzi, che vi stronco. Stavolta nemmeno l'iniziativa ci abbiamo, bella merda. Ok, mi sono difeso stavolta al momento giusto, almeno sembra. Beh, molto probabilmente sì. E non ho ben capito come ho fatto. Probabilmente ho premuto A nel momento in cui ti sta per prendere la vita questo stordino. E facciamo bingo, raga. Vabbè, non mi riuscirà mai, lo sapete. E infatti, raga, proprio. Però secondo me è fattibile, nel senso che è fatta apposta che si ferma nell'esatto momento in cui premi A. Quindi se io vado a selezionare poi il Polso Custode, avrei potuto fare bingo. Pensavo che una volta premuto A si fermasse lentamente la slot, no? Invece no, si ferma immediatamente. Quindi insomma, questo è buono. Iniziativa di Mario stavolta. Io vado subito a utilizzare il fiore di fuoco. Anzi, questa ripristina, sì, ripristina. Chissà che cos'è. La utilizziamo dopo, più tardi? Bah, non lo so, ragazzi, in realtà. Fiore di fuoco, ce ne ho tanti. Li utilizzo subito, perché tanto bisogna sprecare un po' di oggetti. Tanto vale utilizzarli, sti oggetti, raga, anche per velocizzare un po' il processo. Benissimo. E qui c'è la pietra sole, ragazzi. Vabbè, non è stato difficile, sinceramente. Chiave sole, non pietra, scusate, l'abbiamo ottenuta. Una chiave a forma di sole. Chiaramente il solito stordino, io qui... rifaccio come prima il fiore di fuoco e via, tra l'altro, signori. Ma sì, anzi, lo utilizzo subito, letteralmente, tanto fa 3 di danno, vero? E basta, e finisce qui la battaglia, cioè, sinceramente, non vedo perché no, non vedo perché no. A posto, tac, finito. Me la sono tolta dai coglioni, mi prendo un bel po' di spiccioli. Mi prendo un altro fiore di fuoco, io, ragazzi, già lo sapevo che qui c'era il fiore di fuoco, no vabbè, me lo immaginavo però effettivamente. E abbiamo fatto tutto, perfetto, quindi adesso io credo che si debba ritornare nuovamente nell'area iniziale, sempre se non troviamo seghe qui ad aspettarci. Vediamo un pochino se qui mi puzza un po' sto fatto che non ci siano cose segrete. Però ci sta, che non ci siano cose segrete, ragazzi, cioè non è che ci deve essere sempre il segreto, vedete che qui... possiamo provare al massimo andare di qua, vedete, ma non c'è nulla di segreto, sembra proprio di no, me ne accorgerei probabilmente. Però c'è il coglione. Ciao scarabocchi, che facce losche, perché siete entrati? Mi dispiace dirvelo, ma qui termina la vostra corsa. Eccolo, subito. Perfetto, questo, ragazzi, drippa gold da tutti i pori, come vedete, c'ha la tuta gold, letteralmente, sto coglione, lo stordino gold. Sì, io proverei il mazzapicchio, ragazzi, perché non l'ho mai provato, insomma, è da un par di episodi che l'ho sbloccato, come vedete, ci vuole più tempo a caricarlo, però come vedete è un bel 4 di danno, glielo facciamo. Vediamo un pochino che cazzo ci dice, ehi, ci sapete fare, scarabocchi, ti ho appena colpito, ma non è ancora finita, venite fuori, stordini, perfetto, ragazzi, tira fuori. E la puttana troia, cioè. E vabbè, ma che cazzo è? A me qui, ragazzi, verrebbe una bella voglia, mi verrebbe. Cioè, un fiore di fuoco contro tutti, raga.
Orda di stordini e stordino dorato, raga, si utilizza. Cioè, a regola facciamo danno a tutti. Ah, ok. Teste di cazzo, eh? Ma vaffanculo, ma vaffanculo, guardate lì, non me ne ero accorto. Ok, raga, bisogna stare attenti. Io farei un bel salto sull'orda di stordini. Ok, ho fatto un salto di merda, perfetto. Beh, anche il blocco Pau non era male, però andiamo con attacchi normali. Raga, sto veramente timando malissimo. Super difesa, ok, la super difesa qui non è che serve molto. Aia, bastardo, comunque. Sto stordino di merda, raga, bastardo proprio, zi. Ok, dai, raga, quest'orda di stordini. Ma io colpisco lui, raga, mi sono rotto i coglioni. Madonna, mi sto timando male. Ok, ora ho timato bene, c'è da dire. Super difesa, madonna, ti pigli questo bel danno, zi. E ti pigli questo bel danno, zi. Multisalto. Va bene. Ok, perfetto. È rimasto solo lui, vinto. Beh, va benissimo. Probabilmente serviva più uccidere lui. Potete analizzare con l'enciclopedia la orda di stordini per vedere un pochino cosa vi dice. Che batosta. Un bel tonfo ti ho dato, effettivamente. Scappano tutti, proprio, cioè, letteralmente. Morti, tutti morti, perfetto. Io rivado nel tubo, tanto non c'è da fa un cazzo probabilmente. Si salva e si può ritornare indietro, allora. Non mi ricordo se fosse il tubo, fosse. Tra l'altro c'è arrivato un'email, ma che cazzo vuol dire, ragazzi? Sembra che tu abbia ricevuto un'email, Mario. Leggiamola subito. Dovresti leggere premi più per aprire la tua email. Leggiamo subito, per farlo, anche della sezione mail boy del menu, se preferisci. C'è a chi piace scorrere i menu, sai? Sì, a me sì, abbastanza, devo dire la verità. L'email, proprio, da Goombastein. Ui, salve Mario, come va la vita? Qui è Goombastein che ti scrive tra le cartacce del suo studio. Di sicuro riceverai un sacco di email nel tuo viaggio. Oh, per tutte le scienze, che comodità il progresso. Ragazzo mio, attendo con ansia notizie sulle gemme stella. Riguardatevi, Goombastein. Eccolo il grande, ragazzi, come vedete che aspetta con ansia tutte le informazioni, chiaramente, delle varie gemme stella. Abbiamo PV a sufficienza? Ma io in realtà direi di sì, possiamo dire. Io qui skipperei i nemici, devo dire la verità, semmai ci rivado ad affrontarli, perché non c'ho voglia, molto semplicemente. Qui tanto si skippa tutto a pie pari. Si ritorna indietro, dovrebbe essere nell'altra area, prima di Borgo Petalo. Vabbè, questo mi tocca. Il tubo che ci condurrà direttamente verso la Dragonessas. Devo capire ancora un pochino come timare. In realtà forse è meglio se li affronto questi nemici, perché ho bisogno disperatamente veramente di punti stella che mi facciano progredire. Quindi io quasi quasi li ammazzo tutti quanti. Tra l'altro a questo punto, vabbè, tanto ora ritorno nel villaggio, quindi non lo utilizzo nemmeno. Però volevo utilizzare a tutta vita, almeno mi ripristinavo un pochino i PV e PF. Ma tanto se ritorna nel villaggio sarebbe inutile. Come vedete però potevo veramente, grazie all'applauso di tutti questi spettatori, potevo rifocillarmi lì il punto stella, come si chiama, i PE, i punti stellari, non mi ricordo come cazzo si chiamavano, ragazzi. Potevo ripristinarmeli almeno due o tre volte. Potevo utilizzare più effettivamente mosse speciali, tipo a tutta vita. Vabbè, tanto, insomma, alla fine, se è semplice, va bene così, insomma. Poi per il resto non ce ne frega nulla. Easy. Benissimo, che un cuoricino ottenuto. Quanti cazzo di nemici ci sono? Veramente tantissimi, mamma mia, in questa piana selvaggia, regà. Ma l'affronto tutti, perché comunque 69 di punti stella e va benissimo così, cioè. Oh, due soli custodi, potrei fare il bingo addirittura. Penso che me lo faccia fare, non lo so, Facciamo bingo, ecco, vediamo un pochino. Va troppo veloce, regà. Mamma mia, il bingo fatto! Tre soli custodi, max tutto! Mamma mia, punti fiori max, punti salute max, tutto max!
ti pienava sicuramente anche PA, i punti stellari e l'energia stella, come cazzo si chiama, ES, non mi ricordo mai. Tutto ci ha riempito, ragazzi, incredibile. Mamma mia, va bene questo bingo, raga, incredibile. Quindi cioè, se te ottieni due tessere uguali lì a destra, puoi fare bingo e puoi riempire tutto. Io non ho capito, ragazzi, sinceramente non ho ben capito. Blocco POW ottenuto, però, e ci va benissimo così, ci va benissimo, eh. Quindi insomma io qui non sono stato a ricolpire i vari cespugli, perché presumo che una volta colpiti la prima volta non c'è da ricolpirli tutti quanti. FML, registrazione, signor Mario, grazie per la sua iscrizione alle mailing list, si fanno un lopuli. FML, lei è stato registrato dietro la presentazione dell'onorevole professor Gumbassain. Grazie al nostro servizio riceverà email con interessantissime informazioni, ci auguriamo siano di suo gradimento. Ente di promozione, città di Fannullopoli, pensa un pochino, questa città c'ha anche l'ente di promozione, c'ha la proloco letteralmente. Incredibile. Si va a parlare con il sindaco. Qui ancora non si è ben capito come cazzo si fa a entrare qui dentro, bimbi. Cioè, veramente non ho ben capito. Boh, vabbè. Non importa. Si va a parlare con il sindaco. Secondo me adesso lui ci dà quella cosa lì, che è lì dentro quel recinto. Chissà, andiamo a parlare. Ehi Mauro, sei un grande, hai trovato la chiave sole e la chiave luna. Il prossimo passo è andare da Crimilde passando per il tubo segreto. Forza Mauro, sconfiggi Crimilde, fallo per tutti noi. Perfetto, quindi insomma è inutile parlare anche con quegli altri. Probabilmente non credo che ci dicano niente di interessante. Qui non c'è nemmeno bisogno di passare dalla locanda, ragazzi, nemmeno dal negozio degli oggetti. Siamo veramente pieni zeppi di roba, non c'è bisogno di fare un cazzo, presumo, eh. Eccoci qua, scusa. Ah, lui sicuramente sì, Cupaldo. Tu sei Mario, vero? Ecco, vedi, il fatto è che ti aspettavo per parlarti di una cosa un po' delicata. Dunque, mi chiedevo se, ecco, io, cioè, tu mi accompagneresti, insomma, mi accompagneresti a combattere Crimilde, ti prego. Che cazzo dici? Vedi, mio padre un giorno mi ha abbandonato per avventurarsi nel castello e non è più tornato. Voglio sapere se è vivo o se sono un cupa indifeso che erra senza meta. Ma più di un'altra cosa, voglio sapere se mio padre è una leggenda. Voglio conoscere e tramandare le gesta del mio vecchio. Oh yeah, come with me, baby. Tutti mi prendono in giro, mi dicono che sono uno smidollato, buono a nulla, ma se riesco a sconfiggere Crimilde mi guadagnerò la stessa fama di babbo. Oh yeah. Lo so che è pericoloso, ma ti prego, accompagnami, ti supplico, Mario. Come cazzo faccio a dirti di no, ragazzi? Qui bisognerebbe, ecco, veramente bisognerebbe fare un gameplay a volte nei vari giochi solo rispondendo negativamente ai vari NPC che ti chiedono delle cose supplicandoti, perché chissà che cosa ne viene fuori. Probabilmente se rispondevo no, qualcuno magari esperto nei commenti me lo scriva, ma probabilmente mi richiedeva la stessa domanda e poi dovevi rispondere sì per forza. Davvero grazie, 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 vedrai, non te ne pentirai. Ok, quindi Cupaldo si è unito alla squadra e Gumbella invece... Cazzo è successo a Gumbella, ragazzi? Ce la siamo infilata in tasca, è diventata carta, un origami. Ce la siamo infilata in tasca, boh, probabilmente. L'abilità di Cupaldo. Vediamo un pochino. Premix per lanciarlo in avanti mentre si ripara nel suo guscio. In questa forma Cupaldo può aiutarti recuperando gli oggetti lontani e attivando gli interruttori che colpisce. Premix per lanciarlo, ma in battaglia, presumo. Porca troia, ragazzi. Secondo me no, non in battaglia. No, 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 nella vita reale proprio. Se tieni premuto X puoi mantenerlo fermo nel punto in cui l'ha lanciato. Se rilasci X, Cupaldo tornerà di scatto, travolgendo tutto ciò che si trova dietro il punto di partenza. Prova a bloccarlo sul posto e poi fargli premere l'interruttore dietro Mario. Ah, guardate che si carica. E poi dopo, boom, proprio veramente lo caricate. Sì, esatto. E poi lui premerà quello che è dietro di Mario. Quando Cupaldo è bloccato, Mario può muoversi, così può attivare l'interruttore anche da lontano, eh. Usa L per muoverti mentre lo tieni bloccato. Tipo io faccio così. Posso saltare in realtà. Che cazzo ne so. Boh, vabbè, insomma una cosa del genere. Posso muovermi comunque. Quando lanci Cupaldo tieni premuto X per bloccarlo. Sì, ho capito. Puttana troia. Ho capito, madonna ragazzi. Ma ora ti pare. In battaglia Cupaldo usa la tecnica tarta attacco. Con maxi guscio colpisce tutti i nemici a terra. Premi più e selezioni squadra per cambiare membro durante l'esplorazione. Quindi insomma possiamo scegliere se utilizzare Gumbella o no. E qui ragazzi poi si arriva. Ecco, si arriva
alle cose complicate, perché insomma poi a volte sarà da utilizzare Gumbella, a volte Cupalda, a volte chi te vive, insomma, capito? Mario sarà il mio nuovo babbo, ora non esageriamo, sinceramente, Cupaldo. Cupaldo! La fidanzata, arriva. E per forza, un bacino prima di partire. Ciao Cupamela, ci stavi ascoltando? Sei sicuro di voler andare al castello di Crimilde? Stavi scherzando, vero? Ti rendi conto di quanto sei irresoluto e incapace? Testa di cazzo, merdoso, puzzi come la merda. Ma io voglio solo diventare forte, voglio farlo per te, perciò non mi importa se non diventi forte. Non voglio che rischi la vita, non voglio perderti. Ti voglio così, pieno di coglione e incapace di vivere. Adoro i Cupa goffi. Io ti amo per come sei, non cambiare mai, non andare via. Mi dispiace, ma io ho deciso. Vedrai, Cupamela, andrà tutto bene. Sono con Mario. Ti odio! E ci schianta, letteralmente. Una bella gusciata nei coglioni. Un'altra gusciata nei coglioni. Stupido, anche la terza arriverà, ragazzi. Perdonami, Cupamela. Io diventerò forte e tornerò qui, da te. Mario, si parte al castello di Crimilde. E si parte. Oh yeah, Cupaldo. Let's go, Cupaldo di merda. Madonna, diventa per forza un pochino più coraggioso. Testa di cazzo. Ok, si va a infilare i due. Sì, ma che cazzo, puttana troia, eh. Ora va bene tutto, Goomba Stein. Però anche un po' troppo queste mail. Salve Mario, stai ancora lavorando sodo? Sono anch'io. Sono di nuovo io, Goomba Stein, sempre in forma elettronica. Avevo ancora qualcosa da dirti. Goombella era entusiasta di unirsi a te. E non sarà l'ultima. Sono certo che troverai molti altri compagni man mano che esplori il mondo e progredisci nella tua tormentata avventura. Lascia quindi che ti spieghi un modo rapido per cambiare il compagno del momento. Tieni premuto L per accedere a un accrocco che chiamerò la ruota membri. Per esempio, immaginiamo che ti trovi a un certo punto morto e non sai come proseguire. Sei in preda alla confusione, se non al panico. Innanzitutto devi calmarti, poi usa la ruota membri per cambiare compagno e continua ad indagare. Magari così si accenderà una lampadina nella tua testolina baffuta. Ah, un'altra cosa, scommetto che di solito accedi al menu premendo meno o più, ma sapevi che puoi anche aprire alcune sezioni specifiche premendo su, destra, sinistra o giù? Borsa, squadra, tessere, diario, comodo, non è vero? Tienilo a mente se vorrai risparmiare del tempo prezioso. Sii prudente là fuori e buona fortuna, firmato dottor Gumbestein. Benissimo, grazie Gulbast sempre per le informazioni. Premiamo L un attimino e come vedete possiamo switchare con la ruota membri da Gumbella a Cupaldo. Ragazzi, andiamo ad inserire le chiavi, poi finisco qui l'episodio perché insomma è durato secondo me anche fin troppo. Andiamo a vedere Tartattacco. Sì, penso Tartattack. Ah ok, perfetto, ho capito come funziona. Bisogna fermarla al momento giusto. Sì, va benissimo, dai. Niente di molto difficile, perfetto. Benissimo, allora io penso che qui bisogna ritornare indietro e basta, eh. Non credo ci sia da fare molto altro. Qui c'è un altro cupistrice che per il momento, sempre se non ci rincorre fino all'infinito, evitiamo. Qui in realtà, ragazzi, possiamo fare un nuovo livello. Facciamo un nuovo livello, dai, prima di proseguire, perché regà, vanno fatti almeno 3 livelli. Abbiamo potenziato i PV, i PF e mo potenziamo pure quell'altra cosa che sarebbero l'energia stellare, le ES dovrebbero chiamarsi. Che casino, comunque incredibile. Cupaldo, voglio un Tartattacco alla massima potenza. Sì. Bravo Cupaldo, bravo Cupaldo, grande cazzo. Qui purtroppo Cupaldo non può attaccare letteralmente perché cambio, cambia membro della squadra. Ah, cambiamo subito con Gumbella, possiamo cambiare anche così, però come vedete sprechiamo un turno. Ok, questo non lo sapevo. Molto interessante però, possiamo pure cambiare membro, ottimo. Quindi due membri alla volta sostanzialmente, Mario più il partner. Altri non si possono equipaggiare, ragazzi, almeno contemporaneamente. Vabbè, switchiamo con Cupaldo, assolutamente, che qui possiamo prendere ammazzate. Ecco, vedete ragazzi che qui possiamo... Cosa ci possiamo fare con questo Cupaldo, dite voi? Possiamo buttarlo di sotto, sì, ottimo. No, non cade di sotto, ragazzi, veramente slitta nell'aria, slida nell'aria, impressionante Cupaldo. Bene, prendiamoci un altro fungo, benissimo, e inseriamo le varie chiavi qui nei pilastri. La tua scelta, ovviamente, non credo che ci possa infilare qualcos'altro, a parte il pene, però Mario non credo che voglia infilarci quella cosa lì. Come sempre, sempre triste Cupaldo, ha un po' un sorriso e niente, non mi fai nulla, veramente. Chiave luna. E abbiamo inserito anche la chiave luna e stavolta
Sì che si sblocca il tubo, vero? Ok, due interruttori, punto esclamativo. Linguaggio degli elfi, ragazzi. What the fuck? Che c'è scritto? Si apre la via che conduce al temibile castello di Krimhilde. Non sono ammessi, incapaci. Se ti vuoi incamminare, premi contemporaneamente, ma diversamente, gli interruttori. Post scriptum. Cupa di Borgofiore, avete un talento che è la chiave per il successo. Che cazzo vuol dire sta qua? Boh, non lo so, vabbè. Utilizziamo Cupaldo, ovviamente. Cupaldo! Allora. Te stai lì. Non ha funzionato molto bene, no. Perché? Perché non ha funzionato, scusami? Cioè, io ti posso... Ok, aspetta, aspetta un secondo, posso fare così però, ok, esatto, posso andare off screen, posso mandare off screen Cupaldo, premere e tac, perfetto, facilissimo ragazzi, per forza, per forza! Oh, si rompe in mille pezzi la copertura del tubo e si sblocca il tubo vero e proprio che ci condurrà chiaramente lì dietro al castello di Krimhilde. Vabbè, ovvio, ovvio, non ci si entra subito. E poi io presumo, io qui vado subito, subitissimo proprio a sinistra, perché qui si trova 100-100 una scheggia stella qui dietro all'albero, precisamente. E invece, raga, non si trova un cazzo. Vabbè, insomma, non è che si può sempre trovare, effettivamente. Qui il gioco ci prova. Ci prova ad ingannarci, ma noi siamo più furbi di lui. Vabbè, entriamo dentro il castello di Krimhilde. Io spero vivamente che si possa salvare all'interno, perché, insomma, son cazzi se no. Ma si può salvare immediatamente. Infatti, ragazzi, io salvo e ci si vede nel prossimo episodio. Se vi è piaciuto questo, però, mi raccomando, mettete un bellissimo like, iscrivetevi e commentate se volete supportare il mio canale. Lei ci dice, tra l'altro, con bella, proprio alla fine, in chiusura, ci dice: manca poco al castello di Krimhilde. Mario, sei pronto? Non so perché ce l'abbia detto, perché ho premuto ZL. Quindi, premendo ZL, comunque, Gumbella ci dà anche altre informazioni molto interessanti. Comunque, detto questo, noi ci si vede, ragazzi. Ciao a tutti!